Presentare il meglio di Firenze sia dal punto di vista culturale che dal punto di vista economico. Siamo ormai alla vigilia della missione istituzionale della città all'Expo internazionale di Dubai, in programma domenica 10 ottobre. La città degli Emirati Arabi è il principale hub al mondo, nonché la porta per tutto il Medio Oriente. Firenze esporta negli Emirati Arabi l'1% del totale contro il 4% della media nazionale. Per questo il presidente della Camera di Commercio di Firenze, Leonardo Bassilichi, indica un obiettivo per recuperare il tempo perduto. Innanzitutto ricordiamo che l'Expo è una vetrina mondiale, quindi noi si va lì per raccontarci al mondo. Chiaramente, essendo in casa dei paesi arabi, quindi a Dubai, abbiamo tutto l'interesse anche per coprire quel gap, e onestamente, come giustamente diceva, per noi è un pochino tra i vari paesi ridotto, perché noi abbiamo l'1% rispetto a 4, quindi abbiamo un obiettivo questo fine settimana di portare a casa almeno 400 milioni di euro per questo nostro territorio e per tutte le nostre imprese. Firenze si propone come città conosciuta in tutto il mondo dal punto di vista culturale, ma credo debba proporsi anche e soprattutto come vitalità del proprio tessuto economico produttivo. Beh, lì abbiamo mandato avanti il grande nostro messaggero italiano, che guarda caso è proprio fiorentino e nascita, e quindi il nostro Davide. Quello farà tanto, e noi dovremo raccontare che Firenze chiaramente non è solo quello, ma è ben altro. Anzi, utilizzeremo proprio il Davide come pensiero allora di un qualcosa di magnifico, di evoluto, di innovativo che fu fatto nei tempi. Oggi si pensa che noi dobbiamo pensare oltre, quindi che cos'altro le nostre imprese avranno di innovativo, di altrettanto importante, se ci riusciamo. Questo è il nostro obiettivo, e questo è l'obiettivo delle nostre imprese, che nei nomi che portiamo non sono tutte, chiaramente sono solo una parte, ma raccontano quanto il nostro territorio ha da dare nel mondo. Un'ultima cosa, ha già in parte risposto a questa domanda. Secondo lei, se da un lato sappiamo qual è l'immagine di Firenze nel mondo, in questi due giorni, in questo appuntamento istituzionale molto importante, Firenze che immagine dovrebbe divulgare di sé? Qui la risposta più che altro è per noi autoctoni fiorentini. Io credo che Firenze sia molto più bella e sia riconosciuta tale dal mondo di come da noi fiorentini la riconosciamo e la vediamo tutti i giorni. Per cui sarà più facile raccontare fuori quanto è bella Firenze, perché lo sanno di già. Siamo solo noi che ci sembrano un po' meglio per l'autoconsapevolezza e per le potenzialità. Internazionalizzazione, in arrivo ai primi fondi del PNRR. Se ne parla in un seminario in presenza alla Camera di Commercio di Firenze il prossimo mercoledì 13 ottobre alle 15. Gli esperti di Simest, società della Cassa Depositi e Prestiti, intermediario per la concessione dei contributi, risponderanno alle domande dei presenti. Maggiori informazioni al link dedicato nel sito della Camera di Commercio di Firenze. Ambiente, doppia pillola formativa in ottobre alla Camera di Commercio di Firenze. Il 12 ottobre si parlerà di responsabilità penale d'impresa per reati ambientali, iscrizioni entro l'11 ottobre. Il 21 invece si affronterà la normativa sul deposito temporaneo dei rifiuti, iscrizioni in questo caso entro il 19 di ottobre. Entrambi gli webinar sono gratuiti. Per info, visita il sito della Camera di Commercio di Firenze. Mercoledì 20 ottobre alle 10, incontro formativo in presenza su web marketing e impresa 4.0 del punto impresa digitale della Camera di Commercio di Firenze. L'intelligenza artificiale al servizio delle piccole e medie imprese. Si parlerà di come questa risorsa viene utilizzata in moltissime applicazioni pratiche della vita quotidiana e in particolare di due esempi fiorentini. Iscrizioni al link dedicato del sito della Camera di Commercio di Firenze. Scopri anche tutte le altre novità su www.fi.camcom.gov.it.